delle ragazze, delle donne scienziate a Perugia, è venuta la famosa virologa Ilaria Capua per avere un riconoscimento, ma anche per testimoniare l'importanza di combattere la diffusione delle notizie false, soprattutto in campo medico-scientifico. Il servizio di Filippo Pala. Io sono felicissima di essere a Perugia e che la città e l'Università di Perugia abbiano deciso di darmi questo riconoscimento perché è un segno molto importante per le ragazze che arriveranno, per gli studenti della città e perché questa è una città e un'università che hanno dato strumenti, forza e competenza a tanti, tanti ragazzi italiani. Perugia celebra un simbolo della ricerca italiana al femminile, la virologa di fama internazionale Ilaria Capua, a cui l'università ha assegnato il dottorato honoris causa nella giornata ONU delle donne e delle ragazze nella scienza. La ricercatrice, che ha ricordato i suoi studi perugini, dirige ora un prestigioso centro di ricerca negli Stati Uniti, in Florida, ed è nota per aver depositato in un database ad accesso libero la sequenza genetica del primo ceppo di influenza aviaria. Una scelta controcorrente, quella dell'open source, che l'ha resa nota nel mondo, ma non ha impedito che finisse al centro di accuse gravissime di traffico di virus, subendo una pesante campagna di stampa e politica prima di essere completamente prosciolta. Una vicenda di grande attualità in tempi di fake news e informazione antiscientifica. L'informazione può distruggere delle vite, l'informazione sbagliata, bisogna lavorare sulle fonti, bisogna stare attenti a non far partire delle fake news che possono fare dei danni incalcolabili e l'Accademia deve imparare a comunicare meglio.